Il sole non è ancora alto sul centro sportivo Bruseschi quando i tifosi cominciano ad assieparsi dietro il portone d'ingresso, che poi si apre e lascia entrare tanti appassionati per il secondo allenamento aperto ai tifosi e ai media della stagione. Sono praticamente 1500 i tifosi che si allineano dietro le transenne del campo D, con maglie, pennarelli, telefono in mano per selfie con i giocatori. Costa Runjic, tra i principali promotori di queste iniziative insieme a Gökhan Iller, saluta tutti. Poi il cerchio per spiegare l'allenamento, immancabile prima dei giri di campo, di riscaldamento, dove i giocatori si prendono l'abbraccio virtuale dei tifosi. Ecco, quando trasmettete? Ecco, fammi un urlo a Toven, dai. Vai Toven! E vedi, ti ha salutato subito Toven. I fan sono invisibili e nella confusione capita anche che qualcuno si sporga un pochino troppo. Allora, chi è stato a buttarlo di sotto? No, tu? No, non ho toccato. Ma io dico. Riportiamo il ragazzo di là. Stavo parlando io e lui, praticamente l'hanno spinto ed è caduto di faccia. È caduto proprio di faccia. L'hanno fatto volare, adesso lo stanno portando chissà dove. E povero, cioè. Tra i preferiti dei tifosi ovviamente Luca e Toven, il neo 25enne Okoye, ma anche tanti altri nomi meno attesi, a testimonianza di un gruppo che piace. Poi tutti già adorano il pragmatico Costa Runjic. Ale Costa, che può anche... 1, 2, 3... Ale Costa! Le telecamere di TV12 non smettono mai di ascoltare i tifosi facendo ping pong tra immagini dei sostenitori e quelle di campo, con alcune pause che sono necessarie. Credo che Zilli mi chieda una pausa, ma forse ne abbiamo bisogno anche noi. Giusto il tempo, insomma, di riprendersi un attimo, perché il braccio del nostro operatore bionico sta venendo meno. Alla fine però l'importante è avere portato a casa la missione con più foto e autografi possibili da incorniciare poi nelle proprie camere. Molto contento, sì. Firmato tutti quanti più o meno? Tutti quelli che sono passati, sono riuscito a firmare. Non ne è mollato nemmeno uno. È stato un bel allenamento anche vederlo tutti insieme, tantissime persone. Sì, un bel allenamento, una bella esperienza. Sempre con un solo grido ad accomunare tutti. Forza Udinese! Non è urlato questo, più forte!